Buonasera a tutti, benvenuti al nostro telegiornale delle 21. Partiamo dalla lunga giornata a Bruxelles per il Consiglio europeo, dove è in corso ora l'aggiornamento serale sui migranti, questione cara all'Italia. Sul tavolo soprattutto i temi economici oggi e l'Ucraina. Su Kiev la maggioranza è compatta, ha assicurato la Premier Meloni. Facciamo il punto in studio con Gabriele Martelloni. È iniziato durante la cena informale dei leader anche il confronto sull'immigrazione, una sorta di informativa di von der Leyen sugli sviluppi dall'ultimo vertice di febbraio, ma poi ci saranno anche dei leader che prenderanno la parola, una decina, e tra questi anche la Presidente del Consiglio Meloni, che punta molto su questo tema, sulla condivisione europea, soprattutto per quanto riguarda la difesa dei confini esterni. Vede passi in avanti Meloni, soprattutto su questo fronte, ma chiede ancora di fare ulteriori sforzi all'Europa, lo aveva ricordato anche al suo arrivo all'Europa Building, l'ascoltiamo. Soddisfatta della bozza di conclusioni, ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda su uno stato di verifica di queste misure al prossimo Consiglio europeo. Quindi direi che possiamo confermare il fatto che il tema delle migrazioni è un tema considerato oggi centrale, una cosa se vogliamo impensabile fino a qualche mese fa. Chiede attenzione la Presidente del Consiglio alla situazione in Tunisia, che potrebbe portare anche a dei flussi ingovernabili, un tema che sarà anche al centro di quel colloquio molto atteso con Macron, che ci sarà più tardi dopo la cena informale. E ricordiamo, tra i due leader un gelo che dura da mesi, prima sulla questione migranti, poi su quella cena all'Eliseo con Scholz e Zelensky, e insomma c'è molta attesa per capire quali saranno i frutti di questo confronto che arriva appunto dopo mesi in cui tra Francia e Italia sui vari dossier non si erano più fatti passi in avanti. Si parlerà però anche di temi economici, del patto di stabilità e crescita. Anche su questo versante Meloni cerca alleati per far sì che si superi la stagione dell'austerity e che non si commettano più gli errori del passato, si punti su investimenti e crescita. Ma oggi è stata anche la giornata in cui si è parlato diffusamente della guerra in Ucraina, in particolare Meloni ha confermato il sostegno in ogni ambito del nostro paese, anche dal punto di vista militare, e ha rassicurato sulla compattezza della maggioranza e del governo, nonostante quei distinguo che c'erano stati della Lega in Parlamento. L'ascoltiamo. Non sono preoccupata, perché poi io guardo, vado, come vi ho detto molte altre volte, ai fatti, e nei fatti io su questo, sulla linea italiana, voi sapete essere una linea molto chiara, io non ho mai avuto problemi. Sui social intanto la Presidente del Consiglio rivendica i 4 decreti interministeriali per le etichette dei cibi che derivano dagli insetti. Serviva fare chiarezza, dare informazioni. I cittadini devono poter scegliere, le parole della Premier. Grazie allora Gabriele.